questa inizia qualcosa di diverso, forse una terza repubblica, forse siamo alla quarta, forse non capiamo neanche noi cosa abbiamo fatto, ma sta cambiando e stiamo cambiando tutto. Prima io le facevo ridere le persone, adesso piangono, ti abbracciano, vedono una piccola speranza. Arriva e travolge la piazza quasi 8.000 persone da tutta la regione a sfidare il freddo e il gelo. Per lui Beppe Grillo, che sale sul palco e con il suo stile invita i cittadini a tirare fuori gli attributi perché, dice, il 25 febbraio li spazzeremo tutti via dal Parlamento. Alle sue spalle i candidati delle liste marchigiane guidate da due donne, Serenella Fucsia per il Senato e Donatella Agostinelli per la Camera. Tutta gente di questa regione, sottolinea Grillo, scelta dagli elettori attraverso le parlamentari online, continua. Oggi tutti ci copiano dal programma elettorale al metodo di scelta dei candidati. Propone un reddito sociale, 1.000 euro per 3 anni a chi ha perso il lavoro. Dice no ai rigassificatori e sì a una regione che vive del suo turismo e non dello stoccaggio del gas. Lancia frecciate a Bersani e ai legami del PD con Monte dei Paschi di Siena. Stato uguale cittadini, Grillo lo ripete più volte, ricordando che questo non è partito, è un movimento fatto dalla gente che vuole tornare a decidere. La missione è arrivare al 100%, riportare la base al comando. Non ci interessa sostituire il 20% di politica con altri politici, noi vogliamo il 100%, e una volta che abbiamo il 100% il Movimento 5 Stelle si scioglierà, perché questa è la sua missione, i cittadini saranno diventati lo Stato.